Noi siamo la famiglia Brucia, che è composta da due fratelli e un cugino, siamo in tre come azienda. E la cantina si chiama Cantina Brucia, è una società agricola. La nostra società è composta da un'azienda agricola di circa 500 ettari di terreno a conduzione, di cui sono circa 25 ettari di vigneto per la produzione di vino biologico. Abbiamo iniziato la coltura biologica da circa 10 anni, piantando nuovi vigneti e credendo che nel futuro il biologico sia veramente sia lo sviluppo, sia in Europa e in tutto il mondo. Già vediamo che nel nord Europa il biologico è molto sviluppato da tanti anni, anche se la produzione del biologico è più costosa e più difficile, perché sia sui vigneti che anche in cantina siamo molto limitati come antiparassitari, come fungicidi, cioè possiamo usare solo zolfo e rame che si usavano i nostri genitori, i nostri nonni. Un terreno, affinché sia biologico, deve essere per 4 anni, non deve assumere alcuna sostanza minerale, non si può usare nessun concime all'infuori di sostanze organiche naturali. Dal quarto anno diventa un terreno biologico. Abbiamo iniziato a fare la coltura biologica prima di tutto per rispettare la natura, perché sinceramente il mangiare sano, il bere sano e quindi nutrirsi in maniera molto naturale, sinceramente è una prospettiva che tutti considerano vantaggiosa per la propria salute, perché sinceramente la natura ci dà tante di quelle belle cose che non bisogna in qualche modo rovinarle. E quindi usando pochissimo impatto ambientale e non usando elementi chimici, soprattutto non utilizzando elementi che vengono in qualche modo traslocati all'interno della pianta e quindi che vanno ad alterare poi quello che è la qualità finale del prodotto. Abbiamo iniziato a vincere il premio con un bianchello, visto che qua siamo nella Valle del Metauro, abbiamo il nostro vitigno autoctono, che è il bianchello del Metauro. Dopodiché abbiamo vinto una gran menzione con i vini biologici del Ballon. Sinceramente poi l'ultima grande soddisfazione l'abbiamo avuta con un Sangiovese in Purezza, una selezione 2008, un prodotto che è da barrique, piccole botticelle di legno, due volte consecutive eccellenza Marche. E per finire, sinceramente, anche per un altro bianchello più strutturato, che è il Lubac, abbiamo preso il terzo posto per i vini secchi nazionali nel concorso che si è svolto alle Nobbi lo scorso anno qua a Pietro. Sinceramente la nostra gamma dei prodotti è abbastanza valida, perché possiamo offrire sia dal bianchello base al bianchello strutturato a dei Sangiovesi in purezza. E come sappiamo nel Pesarese sono due le DOC, anche in Colli Pesarese Russo, che cambia un pochino l'uvaggio. Oltre a Sangiovese abbiamo anche del Montepulciano. Molti, contrariamente, dicono che sinceramente il biologico sia meno buono di un convenzionale, perché già pensano al fatto che, per dire, la mela marcia, perché non è trattata, è meno buona di una convenzionale. Chiaramente non è così. Non è così, perché nel biologico trasmettiamo tutti quei profumi che la natura ci ha riservato e che noi cerchiamo di conservarli rispettandoli.